Ciao! È arrivato il Natale e perciò è arrivato anche il momento di cucinare tante cose buone per le persone a cui vogliamo bene. Oggi vi mostrerò come preparare alcuni dolci crudisti vegani natalizi. Pupazzi di neve al cocco, cupcake con cappellini di Babbo Natale e ometti allo zenzero. Iniziamo con i nostri cupcake. Per la base vi occorreranno 90 g di mirtilli rossi essiccati, 30 g di farina di semi di girasole, 3 cucchiai di cacao in polvere. Frullate tutti gli ingredienti e modellate la base dei cupcake. La crema dei cupcake è fatta di 100 g di anacardia mollati durante la notte, 3 cucchiai di sciroppo d'agave, 1 quarto di cucchiaino di aroma alla vaniglia, 1 quarto di bicchiere d'acqua. Frullate per un paio di minuti gli ingredienti e riempite la sac à poche con la crema. Passiamo alle decorazioni. Prendete le vostre basi, cospargetele con uno strato di crema, ponetevi sopra le fragole e aggiungete il batuffolo del cappellino di Babbo Natale. Prossima ricetta: biscottini allo zenzero crudisti. Residui di centrifuga di 7 carote, 30 g di uvetta, 30 g di farina di noci, un cucchiaino di zenzero, un quarto di cucchiaino di chiodi di garofano, un cucchiaino di cannella, un quarto di cucchiaino di aroma alla vaniglia. Innanzitutto frullate bene l'uvetta finché non otterrete un impasto appiccicoso. Poi mescolate questo impasto con il resto degli ingredienti. Estendetelo su carta da forno con un mattarello. Formate i vostri biscottini. Decorateli con bacche di goji. E metteteli a essiccare per 8 ore. Dopo 8 ore di essiccazione ho decorato i miei ometti con la crema di anacardia avanzata dalla ricetta precedente. Ho preparato anche altri biscottini crudisti. Qui vedete i biscottini tropicali agli agrumi, ananas e cocco. Per la ricetta visitate le mie pagine Instagram e Facebook. E siamo arrivati all'ultima ricetta. Pupazzetti di neve crudisti. Vi occorrono polpa di 3 mele, 50 g di farina di cocco, 50 g di farina di mandorle, 2 cucchiai di cacao, 5 datteri, 3 cucchiai di sciroppo d'agave. Come sempre, frullate tutti gli ingredienti. Formate delle palline di varie misure e rotolatele nel cocco per cospargerle di neve. Prendete una pallina grande per il corpo e una piccola per la testa dei pupazzetti. Gli occhi sono fatti con chiodi di garofano, il naso con una bacca di goji e le braccia con i rametti dell'uva. E per oggi è tutto. Sulle mie pagine Instagram e Facebook troverete anche altre ricette vegane e crudiste che preparerò in questi giorni. Vi ringrazio per aver guardato il mio video e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale. Passate un gioioso Natale insieme alle persone che amate di più e ovviamente con i vostri amici a quattro zampe. Un bacio!